Comincio col saluto ai suoi militari nella base USA di Camp Humphreys, a 100 km dal confine nordcoreano. La seconda e più breve tappa, circa 24 ore in Corea del Sud, del viaggio in Estremo Oriente di Donald Trump, è forse la più delicata per la crisi nucleare con Pyongyang. Con uno strappo al protocollo, il presidente sudcoreano Moon Jae-in, assai preoccupato per le conseguenze dello scontro con la Corea del Nord, accoglie il suo importante ospite all'interno della base. In una Seul blindata, 15.000 agenti schierati per garantire la sicurezza, i due leader si trasferiscono nella Casa Blu, la residenza presidenziale, e dopo gli incontri formali e commerciali si presentano alla stampa. Moon Jae-in chiede nuove sanzioni e pressioni su Pyongyang e, secondo l'agenzia stampa nazionale, Seul tratta addirittura con Washington l'acquisto di sottomarini atomici. Trump afferma invece di vedere buoni progressi con la Corea del Nord, invita il regime a tornare al negoziato per fare un accordo buono per il suo popolo, ma ribadisce quella nordcoreana è una minaccia nucleare mondiale e gli Stati Uniti sono pronti a usare tutte le loro imbattibili capacità militari se necessario. Spero che non si debba mai usarle, si augura il presidente USA, che torna a chiedere a Russia e Cina di aumentare la pressione su Pyongyang. Un Trump, insomma, più pompiere, diverso dall'incendiario delle ultime settimane, mentre la Casa Bianca lancia una nuova offensiva contro gli immigrati. Stop al programma di protezione per 2.500 immigrati dal Nicaragua, che ora avranno 14 mesi di tempo per lasciare gli Stati Uniti.